Due soli nuovi casi di positività accertati nelle ultime 48 ore nel territorio vicentino. Si registrano entrambi nell'Ulster 7 Pedemontana, meno 4 i ricoverati nei poli sanitari di Sant'Orso e Marostica, 38 in totale, quindi ancora positivi al virus, dei quali 27 nel centro Covid, ancora attivo nell'Alto Vicentino. Proprio nell'ospedale di comunità di Marostica si registra una delle due morti con il concorso del morbo asiatico. La seconda vittima, aspirata al Sambortolo, era una pensionata di 84 anni. A sono 26 ricoverati, si tratterebbe di pazienti già in isolamento, dunque si contano ancora 64 malati. La pandemia continua a decelerare, almeno in Veneto, e lo dimostrano i dati. In totale, dall'inizio dell'emergenza sanitaria nel Vicentino sono 73.478 che si possono dire equamente divisi tra le due macro aree sanitarie. Intanto cresce la preoccupazione da parte delle aziende sanitarie riguardo ai gruppi di giovani, in particolare, che si danno ritrovo in piazze locali.